Amici di Vitra Peter Pan, sono con Adriano Forgione della Nippon Shock Edizioni che per l'occasione di Lucca Comics 2018 e per la presenza del maestro Leiji Matsumoto ci parla di questa nuova edizione, o meglio di questa novità editoriale unica nel suo genere, che è appunto la traduzione di un libro che non è stato mai realizzato al di fuori del Sollevante, quindi questa è una novità assoluta per il pubblico italiano. E Adriano sarà stesso lui a raccontarci come è nata questa realizzazione. Sì, tutto parte chiaramente da una mia passione. Io sono un appassionato e un fervente collezionista di tutto ciò che riguarda l'animazione giapponese. Ovviamente Matsumoto insieme a Go Nagai per me rappresenta una delle due pietre miliari che hanno formato la mia giovinezza all'interno di questo ambiente, e ognuno in modi diversi. Per tanti anni sono stato ovviamente collezionista e soprattutto, come ha detto Lavori, addirittura ho lavorato in una fumetteria proprio per formare ancora meglio il mio background. Poi da editore, dal 2000 io sono diventato editore ed è quello che faccio oggi nella vita. Tutto ciò si è poi trasformato in una professione che mi ha portato sia a contatto con ambienti del mistero, perché le mie pubblicazioni sono a carattere misterioso, io pubblico riviste che sono in edicola sul mistero, l'esoterismo in generale, ma non ho mai lasciato la passione per il collezionismo, tutto ciò che era animazione giapponese. Un anno fa è ritornata forte la voglia di tornare a lavorare anche in questo campo come professionista, portando qualcosa di nuovo che altri editori non avevano fatto finora, e ovviamente la scelta è caduta su libri di illustrazione, MOOC, cioè magazine books, che altri editori appunto avevano tralasciato in questi anni. La Genkosha, che è la casa editrice dell'edizione originale, aveva questa pubblicazione, Matsumoto Manga of Zero Dimension, manga della dimensione zero, che è uscita nel 2017 e che fondamentalmente aveva avuto un ottimo successo in Giappone, proprio perché in questa pubblicazione il maestro ha inserito tutta la sua essenza. Cioè, qui in questo libro noi troviamo che il maestro ci dà idea di cosa sono state le sue fonti di ispirazione, dai romanzi wagneriani addirittura ai simbolismi e agli ordini iniziatici occidentali che hanno formato poi i simboli che noi troviamo nelle sue serie. Per esempio trovate dei bellissimi suggerimenti che il maestro fa riguardo il simbolo del teschio e ossa, che sono fondamentalmente il famoso Jolly Roger che porta il Capitan Harlock sul petto e che formano la bandiera dell'Arcadia, e che lui dice in questo libro essersi ispirato a quella che era la bandiera di un antico ordine cavalleresco medievale, di cavalieri eterni. Questa idea di eternità, questa idea romantica di cavalleria, lui l'ha riportata in Capitan Harlock e quindi ne ha fatto fondamentalmente poi un vessillo quasi eterno che traspone questo romanticismo nelle sue opere. Questa è soltanto una delle curiosità che erano presenti in questo libro e che a me è piaciuta tantissimo, perché fondamentalmente quando io ho letto questo libro mi sono reso conto di avere gli occhi di Leiji Matsumoto, cosa che nessun'altra pubblicazione ha fatto finora con maestri che sono stati per noi così maestri nella comunicazione e nel formare le nostre passioni in questo settore. E quindi ho deciso come editore di formare un nuovo marchio all'interno della mia casa editrice, che è la X Publishing, che si chiama Nippon Shock. Nippon Shock, che prende appunto il nome da questa fumetteria che fondai a Napoli nel 1994 e che oggi ritorna in auge non più come fumetteria ma come casa editrice, che si vuole proporre sul mercato come una nuova realtà che presenta ai appassionati italiani opere di questo genere, di grande qualità e soprattutto che altri editori hanno trascurato, proprio per alimentare quel fuoco del collezionismo, di conoscenza, di tutto ciò che fondamentalmente noi ancora non conosciamo di questi nostri maestri e che rappresentano un po' l'anima
di, che ci ha, di ciò che ci ha formato in questo campo. Quindi Matsumoto Manga Zero Dimension è stata un'avventura fantastica che dal 2017 mi ha portato in un poco più di un anno a creare questa pubblicazione, che oltretutto è l'unica pubblicazione autorizzata dal maestro di questo titolo al di fuori del Giappone. Quindi è anche un titolo di vanto che presento come appassionato, che fondamentalmente è riuscito a realizzare un sogno. La stessa Genkosha si è premunita di quelli che erano i file originali da noi lavorati, per verificare che appunto il lavoro fosse identico alla versione originale, tanto che questo poster lo trovate anche appunto nell'edizione originale. Qui abbiamo preferito lasciare la traduzione in la versione originale con i kanji, proprio per dare idea di quello che fondamentalmente è il mondo che andiamo a toccare. E poi quello che caratterizza questo libro sono le scritte in perpendicolare, che richiamano praticamente l'edizione originale. L'edizione originale, perché l'edizione originale abbiamo delle scritte in orizzontale e poi delle scritte in verticale, perché loro scrivono sia in orizzontale che in verticale in Giappone. Per noi chiaramente la scritta verticale è impossibile. L'unica soluzione era crearsi questo testo in perpendicolare, che però ha soddisfatto sia la Genkosha che il maestro, il quale a quel punto ha dato l'ok alla pubblicazione. E oggi noi lo abbiamo, dopo averlo incontrato ieri sera a Fiumicino e avergli presentato il lavoro stampato per la prima volta dopo poche ore dalla consegna tipografica, lui ha in qualche modo ratificato questa sua soddisfazione firmandomi un albo come, diciamo così, simbolo di questa accettazione totale di un lavoro che finalmente noi ci possiamo fregiare di presentare ai lettori italiani. Ovviamente, per chi non è presente a Lucca e vuole ordinare questo libro, come deve fare? Allora, il libro ovviamente attualmente è ordinabile direttamente alla nostra casa editrice Nippon Shock. Nippon Shock è contattabile attraverso Facebook alla pagina Nippon Shock Edizioni, oppure posso dare un numero telefonico se è possibile, 06 906 5049, e potete chiamarci, ovviamente vi diremo come ordinarlo, o addirittura attraverso la mail nipponshock@gmail.com. Avviso che ovviamente la presentazione che noi stiamo facendo qui come Nippon Shock in associazione con l'associazione culturale Eiji Matsumoto è una presentazione in anteprima, perché il volume sarà distribuito nelle fumetterie, nelle principali fumetterie italiane, da gennaio. Quindi noi l'abbiamo ricevuto ieri dalla tipografia, oggi ovviamente è il primo giorno ufficiale di Lucca, lo presentiamo a Lucca in anteprima, perché la distribuzione delle fumetterie inizierà da gennaio. Quindi se non volete aspettare comunque la distribuzione ufficiale delle fumetterie, potete contattarci in redazione, il libro è già disponibile e ve lo manderemo ovviamente nelle formalità che voi richiederete, se in contrassegno o con pagamento anticipato. Perfetto, allora adesso una domanda che riguarda invece la Nippon Shock. Alla luce di questo risultato, diciamo, sicuramente notevole, perché riuscire a tradurre un'opera giapponese non è sempre facile, sono in programma altri lavori simili legati a Matsumoto o anche altri artisti giapponesi? Sì, ovviamente noi abbiamo aperto la strada con questo libro, ma la nostra idea è quella di continuare a pubblicare